Siamo nel cuore del centro storico di Genova. Accanto c'erano le vigne, cioè si chiama Piazza delle Vigne perché qui un tempo, sembra strano, ma c'erano i vitigni. I rolli erano degli elenchi di palazzi dove si potevano ospitare delle persone, normalmente dei nobili, ed erano fatti sulle proprietà dei nobili che talvolta ospitavano in una parte di casa loro, e in questo caso invece si erano messi d'accordo per destinare un bel palazzo a ospitare i loro ospiti. Dopo 500 anni di questa realtà, l'albergo che oggi, dove oggi noi siamo, nuovamente è la rappresentazione di questo fenomeno. Quando noi siamo arrivati nel 2014 c'era una falegnameria e poi c'erano appartamenti sparsi qua e là, quindi è stato di tutto e di più. Un anno dopo il nostro arrivo come progettisti, quando ancora stavano per iniziare i lavori, è stato anche occupato da un gruppo anarchico locale, quindi diciamo, le ha viste un po' tutte. Quando siamo arrivati non riuscivamo a trovare l'uscita talvolta, cioè entravamo dentro, giravamo per mezz'ora e non trovavamo uscita. Era un palazzo, come dire, un fantasma. Cosa volevamo dare? Volevamo dare, diciamo, il carattere dello star bene in un posto. Abbiamo cominciato a usare materiali della tradizione, perché ovviamente il palazzo ci dava marmi, ardesie, cotto, però poi abbiamo anche cercato di metterci dentro qualcosa di contemporaneo. Ad esempio questi scuri sono certamente successivi all'edificio cinquecentesco, però sono meravigliosi, come sono meravigliosi gli arredi più contemporanei. Poi abbiamo trovato anche del legno nei solai, perché i solai più antichi, anche quelle travi che voi vedete al piano terra dipinte, che erano travi che nascono da alberi di navi che poi sono stati decorati, quest'idea del legno di rovere a terra è una scelta che nasce da una volontà appunto di schierarsi in un ambito europeo, quindi far sentire minimamente a casa propria anche quei turisti, quei visitatori che vengono dalla Francia, vengono dalla Repubblica Ceca piuttosto che dalla Germania. La cosa che ha influenzato la scelta, diciamo, dei materiali è anche questa questione della vigna, cioè del colore dei vigneti, perché se questa è la Piazza delle Vigne, in qualche modo il colore del vigneto doveva tornare. È un albergo che riserva delle sorprese. Questa prima gestione del palazzo, nuova nel senso dopo tanti secoli, fatta da Matteo e Laura, è una gestione innanzitutto molto coraggiosa, perché fare un 4 stelle, ed è l'unico nel centro storico, però vedo che è premiato, perché chi viene ne rimane, come dire, attratto, no, da questa bivalenza di essere nel luogo dove tu ti devi sentire protetto per eccellenza, ed è un'ospitalità mista anche a formazione, perché al primo piano noi abbiamo uno spazio espositivo che ospita mostre, conferenze, quindi è un posto dove effettivamente si ha l'esperienza locale dell'albergo, quindi il fatto più tradizionale di essere accolti in una struttura con calore, e nello stesso tempo si è dentro la città con tutte le relazioni che ci possono essere sia con la popolazione sia con la cultura, perché questo è un luogo anche di cultura.